ci sono grosse novità in arrivo per gli amanti delle bibite gassate. Sapete che cos'è che forse potremo gustare l'estate prossima? No, perché questa è grossa, a me sembra fantascienza. Il latte frizzante. Il latte frizzante. E chi se l'è inventato? E chi è sto matto che sembra con tutto rispetto per l'inventore, con tutto rispetto per l'inventore. Ovviamente gli americani, vero? Ah, io sono forte. Allora basta dire, l'americano. Ma che latte sarà questo latte frizzante? No, sorrido. Perché quando parli di americani mi ricordo Alberto Sordi. È lui. Americano. E io, maccherone. Me ne magno? Beh, allora noi... No, dai, ma è una cosa folle, dai. No, noi abbiamo bisogno di capire, di sviscerare questo argomento. Io vado in compagnia di un'amica, nonché di una bella donna, nonché di una dottoressa. Tu vai. Sapete? E poi ci riferisci. No, invece ascoltateci. Io do il benvenuto a Sara Farnetti, ben trovata, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, questo latte frizzante, che latte è? Gli americani vogliono lanciare sul mercato questo latte con le bollicine. Esatto, Miriam, è proprio vero. Ci spieghi che cos'è questo latte, come... Miriam, il latte, ma dov'è il latte? Questa è una bibita. Dobbiamo tenere presente che il latte è un alimento completo, nutrizionalmente valido. In questo caso siamo di fronte a una bibita creativa, una bibita a base di acqua, zuccheri, molti zuccheri, e solo un 7% di latte. Quindi non dovremmo nemmeno chiamarlo latte? Esatto. È una bibita? Una bibita. Allora, però questo gas, le bolle, non rischiano di alterare la qualità del latte, che comunque da sempre rappresenta la maternità, la purezza, il bianco, la genuinità, insomma, ci vogliono togliere l'ultimo baluardo? Certo, è proprio vero, Miriam. Il problema non è solo per le bolle, ripeto, è per la grande concentrazione di zucchero in questa bibita, ben 26 grammi. I produttori rassicurano zucchero di canna, ma in realtà... ben poco ci occorre lo zucchero in una bevanda come il latte. Il latte è rinomato per le qualità, appunto, per il pool di proteine, di grassi, di vitamine. E in questa bibita tu non puoi trovare se non altro che un po' di calcio aggiunto della vitamina C. Fra l'altro sarà sicuramente una bevanda che insomma vorrà attrarre i bambini, perché magari sarà colorata, magari sarà invitante. Ma in realtà, se tu vedi il packaging di questa ritrovato, è molto accattivante, satinato, colorato, con delle bolle frizzanti e colorate a seconda dei gusti. Io credo che sia destinato alla fascia proprio di età, diciamo adolescenziale, ma anche, diciamo, giovani adulti. Ma sarà assimilabile? Bene? Beh, sarà assimilabile, perché di latte ce n'è ben poco. C'è già una sorseria, poi non può essere nemmeno assimilabile. Cioè, ci darà del calcio, comunque avrà del... Ripeto, è stato addizionato di calcio e vitamina C, ma ricordiamoci, questo latte, quel poco latte che c'è, il 7%, ripeto, è latte scremato, quindi depauperato del pool lipidico e delle vitamine che servono ad assorbirlo il latte, quindi a poco serve aggiungere il calcio a ultimo... Certo. Sarà inutile. Dottoressa, passiamo dal massimo dell'elaborazione, massimo dell'artificiale, questo latte frizzante americano, al massimo della purezza, della semplicità. Il latte crudo, per capirci, insomma, quello munto senza essere pastorizzato, quindi dal produttore proprio al consumatore. Secondo lei è meglio il latte crudo? Beh, Miriam, la domanda è quasi scontata. Certo, dal punto di vista nutrizionale il latte crudo è eccellente. I rischi, per quanto se ne sia parlato, i rischi sono molto contenuti se si rispettano tutte, diciamo, le norme igieniche nella filiera produttiva. L'importante è cambiare i filtri alla mungitura tutti i giorni, controllare le vacche e soprattutto che poi il consumatore, una volta acquistato, lo refrigeri, quindi lo metta subito in frigorifero. Non va bollito, non ho capito. Ecco, in realtà la legge, un'ordinanza del ministro Martini, del sottosegretario Martini dell'anno scorso, impone la bollitura, ma possiamo raccomandare di bollirlo soltanto a soggetti a rischio, donne in gravidanza, bambini, anziani, altrimenti può consumarsi tranquillamente crudo. Allora, dottoressa, lei rimanga con noi, perché dopo parleremo di vizi e virtù del pesce crudo, quindi ci ritroviamo più tardi. Ringraziamo intanto Sara Farnetti. Grazie,